Ecco, finalmente collegati con Los Angeles con Ray. Buonasera Ray, benvenuto in casa Marcello Knight. Ciao Marcello, come stai? Io sto bene. Penso che io e te abbiamo un problema perché tu parli in italiano, io in inglese nothing. Quindi chiamo la nostra traduttrice Lavinia, che ormai è diventata Buonasera, buonasera. una star. Buonasera Lavinia. La Ah, nostra. grazie, grazie. Anytime, that's amazing. Innanzitutto benvenuto ed io sono veramente onorato di averti qui in casa mia. Tu We're really honored to have you here tonight. sei nato, ai tuoi antenati sono siciliani, è vero? So your really great great grandfathers were from Sicily, right? Born in Sicily. Not my great great grandfather, all four grandparents, i miei nonni, tutti. I tuoi nonni sono siciliani. Di Sciacca? Sì, Sciacca e Palermo. Di Sciacca e Palermo. Tu sei molto legato all'Italia. Hai anche interpretato in teatro un giocatore di football famoso, Vince Lombardi. Qual è il tuo rapporto oggi con l'Italia? So we know that you're really, really close to Italy. What's your relationship with Italy at the moment, as you've also interpreted a lot of roles that were connected to Italy during your career? I've always felt this passion for Italy, even though I didn't go till later in life, knowing that my four grandparents were from Italy. And several years ago, I went back to Sciacca and found my grandfather's grave in Sciacca, who died in 1934. And ever since then, my connection to Italy is very strong. Ok, got it. Ha detto che ha sempre avuto un rapporto molto bello e particolare con l'Italia, però da quando un po' di anni fa è ritornato a Sciacca e ha trovato la tomba del proprio nonno, da lì diciamo che il suo rapporto con l'Italia è diventato davvero, davvero sempre più speciale e soprattutto è diventato sempre più vicino a quella che è l'Italia. Hai avuto un grande successo in tutto il mondo, tu hai interpretato tantissimi film e tantissime fiction per la televisione. In Italia, molto famoso nei Soprano, dove interpretava il famoso Little Carmine. So you actually had a really, really great success, and also here in Italy with your starring in The Sopranos, and in general your career is really known here in Italy, basically. Well, I'm very flattered to hear that. I didn't know that Sopranos was so popular in Italy, but now I'm realizing that it is. So it certainly is an honor to have been part of that show, and also for it to be popular in Italy makes me very happy. Of course. Ha detto che in generale non pensava che soprattutto i Soprano fossero così visti in Famosissimo. Italia, non pensava che fossero così famosi e adesso che sta realizzando effettivamente quanto lo siano, dice che è davvero stato molto contento di interpretare quel ruolo e molto onorato di essere parte Tu di eri I molto Soprano. legato a James Gandolfini, che era il protagonista. You were really close to James Gandolfini, who was the main character of The Sopranos, right? Yes, he was one of a kind. He was a beautiful man. Mi dispiace. Sì, capisco l'emozione He's a perché. wonderful actor. He was a wonderful actor and a beautiful man. Really sympathize with you, and we're so sorry. We do understand really a lot, and thank you so much for showing this side of you. Ha detto che sicuramente era una persona davvero Sì, speciale. speciale, è una persona speciale, anche lui di origini italiane. Senti, ma se adesso l'immagine italiana in America è cambiata o è sempre un po' quella pizza, mandolino, mafia, eccetera, eccetera? As the image of Italy changed in the course of years, right now, has it really changed from the one that was before, like, you know, pizza, mandolin, and all that stuff? Has it somehow changed in America right now, or not really? No, I don't think so. I mean, I think if you could go anywhere in America and ask somebody what their favorite kind of food is, they will say Italian. So, and I think inside of everybody in America, they would love la dolce vita. They would like to be Italian. They would like to live as Italians do and love life as Italians do. And maybe that's something we strive for in America, but we don't have it. But
that's still our image of Italy is what, for me, you know, I'm old, la vecchiaia. Troppo forte. So my feeling has not changed other than I feel more connected to Italy, but my image of Italy has always been the same as we've seen in movies, and anytime I visit Italy, it's the same. That's really amazing to hear. Ha detto che diciamo che in generale in America, per esempio, ha fatto l'esempio, no? Quale, se tu andassi in giro e chiedessi qual è il tuo cibo preferito in America, molti direbbero il cibo italiano. E in generale è un po', dice, quella realtà che molti vorrebbero vivere, ma a cui possono soltanto sognare di arrivare. C'è un po' il sogno di tutti vivere un po' quella vita. Cosa ne pensi di quello che è successo al Campidoglio, proprio alla patria della democrazia americana, da questi facinorosi fan di Donald Trump? What do you think about the whole thing that's been going on at Capitol Hill and stuff like that? It's horrifying. It's nothing I ever thought that I would see in America. It's something you see on the news in other countries. Yes. But I would think that our democracy would save us from that. But it hasn't, and it's very disturbing. And I think it's all because of one man. I think he could have stopped it, and he didn't. And it's going to take a long time for America to heal and become America again. Of course. Ha detto che non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere dalla democrazia che pensava ci fosse nel suo paese, che sicuramente è inorridito da una cosa del genere, e soprattutto pensa che in realtà bastava un uomo per fermare questa cosa. Esatto. E non l'ha fatto. Esatto. E esatto. Ha detto che è una cosa veramente che lo disturba anche molto. Al cinema, Ray, hai recitato nel film Las Vegas insieme a Robert De Niro e Morgan Freeman. Che, qual è stato il tuo rapporto con questi, con queste star come te? So, we know that you're starred in the film Las Vegas. What was the relationship and also the way that you behaved and, yeah, related to the great stars that you've starred with in that kind of movie? Well, I had un piccolo part, it's a very small part in mm-hmm. in that movie, and I was shooting something else in Los Angeles, and they said, can you fly to Las Vegas, shoot one scene, and then I had to fly back right away to finish what I was shooting in Los Angeles. So I didn't develop a great relationship, a strong relationship, mm-hmm. but everybody was so professional and very warm. And my only hope in my career is to work with Robert De Niro on a bigger film, or Morgan Freeman, or anybody else that was in that movie, because they were all such terrific actors. But I wish I had more to do, but it's just an honor to have even been on the same screen as Robert De Niro and Morgan Freeman. So. That's amazing to hear. Ha detto che lui intanto aveva una parte molto molto piccola, soprattutto che ha fatto nel mezzo di, ha detto, vai là, stai qualche ora, qualche giorno e poi devi tornare. Però sicuramente ha detto che è stata un'esperienza davvero bella, perché comunque erano attori di una bravura veramente pazzesca, e che soltanto il sapere di essere stato su degli schermi insieme a quegli attori è un'emozione che non si può spiegare. Sicuramente vorrebbe poter rilavorare con chiunque da quel cast, perché tu lo segui il cinema italiano. Cosa pensi del cinema italiano? What do you think about Italian films, about the Italian cinematic history, about what's happening in our movies? What do you think about that? Well, I think if you look at some of the greatest American movies, especially the movies of the 70s and the directors that came out of the 1970s in America, they were all so influenced by Italian movies. I mean, Scorsese and Francis Ford Coppola, they were all so involved in absorbing Italian cinema that flavored the movies that they made. So it's like if you listen to jazz, you like a jazz musician, you go back and you find out who that jazz musician liked and who that jazz musician liked, and you get to the core of what you like. And I think that's what happened with the best of American cinema, came because those directors loved the Italian directors. Great. Ha detto che, per esempio, se vai a vedere i più grandi film nella storia americana, semplicemente i colossi, soprattutto vedendo dagli anni 70,
si può notare come effettivamente abbiano avuto una grande influenza da parte del cinema italiano, come quelle persone siano effettivamente andate a vedere cosa succedeva nella cinematografia italiana e abbiano preso anche da lì. Quindi sicuramente detto che sono state una grande fonte di ispirazione per grandissimi film che poi sono usciti. I tuoi nonni ti facevano ascoltare qualche canzone italiana? Se sì, quale canzone ti ricordi? Okay, so did your grandparents make you hear some Italian songs? And if they did, what kind of songs do you remember? Is there even one song of which you remember the name or the melody or something like that? Well, of course, Al di là. Conosci Al di là? Al di là del mare più profondo ci sei tu. That's the first song that came into my mind when you asked that question. So yes, they played a lot of Italian music at that time, and those songs actually were very popular in the 1960s in America. If you went to a restaurant on the jukebox, they would have Al di là and Volare and many Italian songs on the jukebox. So in America, even if you weren't Italian, you knew those particular songs, because remember, we have Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett, all Italian, and they would often sing some Italian songs as well. Lovely. E ha detto che sicuramente sì, li facevano ascoltare canzoni italiane, come abbiamo potuto vedere, la prima canzone che gli è venuta in mente sarà Al di là, ma che anche in America, soprattutto agli anni 70, era molto usanza anche ascoltare, se andavi a vedere sui jukebox, eccetera, c'era molta musica italiana in generale. Andava molto in giro, c'erano anche artisti che cantavano proprio musica italiana in America, quindi era molto influenzato anche da quel punto di vista là. Tu hai girato anche, sei stato protagonista anche di Dynasty, una storia infinita in Italia, erano tutti impazziti, erano divisi tra Dynasty e Beautiful, come Beatles e Rolling Stone. You've also been one of the main characters of Dynasty. In here we were really, really also passionate about Dynasty. There was this huge fight going on between Beautiful and Dynasty, and people didn't know what to choose. How was that? Well, that was the first kind of big role that I was on, a show that was so big. It was very unique to be on that show because the characters were also American, kind of white. There was no ethnicity. And in America, I'm Italian. You know, it's very different in America. We don't even say Italian-American when I was growing up. Whatever your ancestry was, even if you were born in America, you were called Italian. So my character was the only Italian that had ever been on Dynasty. Il mio cognome era Zorelli. Com'è il cognome? Zorelli. Zorelli. in the show. So it was very different. I was a very different character on that show, and I just had a lot of fun, and that was the first show I was ever on that had any kind of world recognition around the world besides just in America. That's really great. Ha detto che, vabbè, ovviamente è stato il suo primo grande ruolo che ha interpretato e che la cosa, diciamo, che l'ha anche molto colpito è che in America, anche se appunto avevi semplicemente gli antenati italiani, ma eri cresciuto in America, eri un italiano, e quindi in Dynasty lui era l'unica persona che interpretava un personaggio italiano, come abbiamo visto gli hanno cambiato cognome. Ha detto che è stato un ruolo molto molto particolare da interpretare, ma sicuramente molto bello. A febbraio tornerai in Italia, è vero, o sei già arrivato in Italia? Cioè, o sei già stato in Italia? Okay, so first of all I would like to ask you to move your camera a bit so we can see you a bit better. Which way? Yeah, that way. That's perfect. So we can see you a bit better. And then I'm going to ask you the great, great question, the thing that we've all been waiting for, which is you're going to be back in Italy in February. Is it right? Non lo so, ma lo spero. Mm-hmm. Voglio andare a Italia sempre. No, perché io so che dovresti essere coinvolto nel film Sidus. Sì. Sì o no? Sì. So we know you're going to be part of the film Sidus, is it? Well, we shot that last February. Mm-hmm. So I don't know when they're going to show it in Italy, but I was in Milan right up until February 13th. I left Milano, and that's when the COVID started
the very next week, everything shut down. So I just can't wait for everything to open up again so I can come back. So you maybe come back and show it to us? Do you think that you would be in Italy by that time? Lo spero. Lo spero, lo spero. Moltissimo. Amazing. Cosa, scusami? Hai cannato la domanda, non è vero. È stato febbraio scorso. Ah, febbraio, ho detto sì. Difatti, devi stare o sei già stato? Quindi devi venire, devi oppure stare. Sei già stato? Capito, questa mi praticamente gli dai così e si prende così. Senti, ma adesso tu come stai vivendo questa piccola reclusione, perché non è proprio una reclusione totale a Los Angeles, in America? So, have you been living this kind of lockdown that has been happening in America? It's been very difficult. I'm from New York and it hit New York first, but I live in Los Angeles. And my heart was breaking for my friends in New York because they were so trapped. They live in apartment buildings. They can't go out. They even getting in the elevator is scary. So my heart was breaking because I live in Los Angeles. And as you can see, I can be outdoors, you know, and have sunshine and trees. So it's easy, much easier for me than it is for my friends in New York. But now Los Angeles is as bad as New York was in the beginning and as bad as Milano was in the beginning. So it's still very scary here. So I'm just doing what I have to do and waiting for the vaccine, and I'm being very careful con sì, come sempre. So it's very scary. There's no work, no filming. So I just wait. Sto aspettando. Ha detto che ha colpito prima New York, essendo che lui di New York e le amici a New York, comunque questa cosa gli ha fatto molto male da vedere. E poi ovviamente è arrivato a Los Angeles, dove vive lui adesso, e adesso Los Angeles sta come stava messo a New York, sta come stava messo a Milano. Ha detto che comunque è più facile per lui perché ha dello spazio fuori in cui stare in generale, però comunque è una situazione abbastanza spaventosa, però ha detto che sta facendo quello che deve fare e si aspetta, insomma. Ray, cosa ti aspetti dal tuo futuro? So, what do you think your future is going to bring to you? Non lo so. I love to work. I just want to work. Mostly, I want to get back to the theater on the stage because that's what I love the most. And I think that's going to be the last thing to come back is theater. So that's disappointing, but I don't know what's next, and I just can't wait for what's next. Great. Non vedo l'ora. Sì, ha detto che comunque è una persona a cui piace davvero molto lavorare, e soprattutto la cosa che gli piacerebbe di più sarebbe tornare nei teatri e tornare a stare su un palco, però sa che è l'ultima cosa che sicuramente succederà, quindi ti aspetta. Insomma. Ultima domanda. Io ho letto una tua intervista quando ti hanno chiesto se ti piace più fare televisione, cinema o teatro. Tu hai risposto, a me piace solo recitare, è vero? Okay, so really last question. We heard from one of your interviews that when they asked you if you liked more to do filming, cinema, or if you like to do more of theater, what you replied was that you only liked acting. Is that right? Davvero, sì. Davvero. The most important for me is the writing. If the writing is good, it doesn't matter if it's TV, like The Sopranos, or a great film, or the theater. As long as the writing is good, that's when I'm the happiest, and I'll adjust to whether it's the small screen, big screen, or the theater. But as long as the writing is good, sono felice. That's amazing. Ha detto che finché comunque quello che deve dire, finché le sue battute sono state scritte bene, finché l'intero testo è stato scritto bene, a lui non importa se è sulla TV, su un grande film o semplicemente in teatro. L'importante è che l'opera sia bella e poi è bello recitarla. Ti ringrazio tanto, Ray Abruzzo, e per me è stato un grande onore averti ospite in casa mia, un ospite importante, una star hollywoodiana, non speravo mai veramente tanto. Tu puoi dire, così io me lo metto sul telefonino, che ti piace Casa Marcello Knight? Okay, so can you say for us that you like Casa Marcello Knight? In Italian, it would be mi piace Casa Marcello Knight. Knight.
Night, like night, like, you know. Mi piace casa ma. No. Cioè, ma ti rendi conto che si è bloccato proprio mentre you. Diceva? You basically freeze. Could you say that again? Oh, mi piace casa Marcello Night. Grande! Amazing, thank you so much. Moltissimo. Grazie, ti ringrazio tantissimo, Ray, e spero di vederti presto. Tu fai parte di quegli artisti, insomma, che sono di una razza speciale, perché oltre a essere dei bravissimi attori, sono dei grandi uomini. Ti ringrazio tanto, Ray, a presto. Thank you so, so, so much. We're really honored to have you here, and we really hope to see you soon. Thank you so much. Lo spero, grazie. Ci vediamo presto, lo spero. Ciao. Bye. Ciao. Bye.